Pedofilia, dimensioni del pene, Adolf Hitler. Beh, il fatto è, cari amici, che una mia carissima telespettatrice di nome Roberta, bella, 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 bella come il sole, Roberta, bella, e si è tanto meravigliata perché io in alcuni miei video sulla pedofilia ho detto che il pedofilo si sente minorato perché ritiene di avere un pene piccolo. Beh, i bambini se lo confrontano, se lo confrontano i bambini. Se lo confrontano i bambini, sapete? Credetemi, i bambini se lo confrontano. E in patriarcato, che è una fallocrazia, come ho ben spiegato in tanti video in questa mia celebre opera che ora in lingua inglese sta in tutto il fondo, il patriarcato è una fallocrazia, dà tanta importanza alle dimensioni del pene, capito? Sì, è proprio così, sì, è una fallocrazia il patriarcato, eh? Beh, e allora se uno ritiene di avercelo piccolino, pensa di essere inadeguato e poi cresce pensando di non potersi confrontare con i suoi pari, ma pensa di potersi confrontare solo con i bambini, che il bambino non è ancora arrivato alla fase genitale e non ce l'ha ancora, come sarà quando è un puber. Beh, è una falsa impressione, ma il patriarcato è fatto così, è una falsa impressione perché alle donne basta un titillamento della clitoride perché vadano in un brodo di giuggiole. Basta poco alle donne, eh? Non c'è neanche bisogno della penetrazione, sapete? Basta un toccamento, un piccolo toccamento. E è rimasta tanto meravigliata la bella Roberta. Roberta, che presto la vado a conoscere, presto la Roberta, che tanto deve essere tanto bella, tanto bella. Beh, insomma, allora lei è rimasta tanto meravigliata. Io ho detto sì, in patriarcato è così. Le cause della pedofilia sono provocate dal fatto che il patriarcato è una fallocrazia, per cui i bambini che respirano, le idee le respirano i bambini, eh. Le idee sono nell'aria, le idee, capito? Si respirano le idee. E, capito? Nasce così la pedofilia. Si è meravigliata. Ed era rimasta colpita da me, è rimasta colpita. Per cui mi ha inviato un articolo, che io vi leggo in questo video, dove si dice che c'è un libro su Adolf Hitler e che Adolf Hitler ce l'avrebbe avuto tanto piccolo. Io non lo so. Mi pare che sia stata una donna a scrivere tale libro su Adolf Hitler. Non so se questa autrice o questo autore gliel'ha mai misurato il pene ad Adolf Hitler. Non lo so come possono dire che Adolf Hitler ce l'avesse tanto piccolo. Io so soltanto che Adolf Hitler ci ha avuto tanti amanti, eh. Ci ha avuto pure delle belle nipotine come amanti. Ci ha avuto pure delle belle nipotine. Piccolini, piccolini, minorenni, minorenni, sì, la conosco a menadito la storia di Adolf Hitler, perché al periodo nazista ho dedicato quello che è il mio romanzo più bello, Il marinaio delle Antille. Il mio romanzo più bello è questo qua, Il marinaio delle Antille, che io ho dedicato alla nascita del nazismo. E come ha fatto questo a misurarglielo a Hitler? Io so soltanto che Hitler ci ha avuto tante amanti, eh. Delle ninfette ci aveva Hitler. Cioè, quante nipotine, erano pure nipotine e amanti. Sì, beh, a parte questo, ve lo leggo. Il link che mi ha mandato la bella Roberta, dove si parla appunto di Hitler. A me mi chiedo come ha fatto l'autore di questo libro su Hitler, l'autrice, a sapere come ce l'aveva lungo Hitler. Poi vi allego pure un link che vi porta sulla grande rivista Focus,
dove si parla delle dimensioni medie del pene, e dove c'è scritto che un pene, la lunghezza media di un pene in erezione è di centimetri 13,9, la lunghezza media in erezione, sia chiaro, 13,9 centimetri, 13,9 è scritto da Focus, non ho mica scritto io, 13,9. Poi c'è chi ce l'ha un po' più corto, chi ce l'ha un po' più lungo. Comunque alle donne non gliene importa niente delle dimensioni del pene, che sia chiaro, sono tutte balle. Quando una donna vi parla delle dimensioni del pene, e lo fa non perché lei sia interessata alle dimensioni del pene, ma lo fa perché sa che voi siete interessati alle dimensioni del pene. E magari se voi l'avete mollata, la girl è capace di dirvi: guarda che io adesso sto con un altro boy che il pene ce l'ha il doppio del tuo. Non che a lei gliene freghi niente, ma sa che vi può colpire così, perché il patriarcato è fatto così, capito? Il patriarcato è una fallocrazia, ormai sono 10 anni che io vado dicendo queste cose, che adesso sono state raccolte in questa opera, che sta in tutto il mondo, cari amici, sta in tutto il mondo nella sua bella traduzione in lingua inglese. Beh, Roberta, se vuoi sapere qualcosa di me, io non me lo sono mai misurato, però in erezione è così. Ho visto che è così, no, così è, così, non lo so quanto sia così, non lo so, è così in erezione, quindi credo che sia nella media, sarà un 15 centimetri, però è tanto bello, è abbronzato come Barack Obama, per cui quando si tira giù il prepuzio, il grande rosso fa il suo figurone, rosso sul nero, Sì, c'è una grande opera di Stendhal. Stendhal è il grande romanziere, autore della Certosa, La Certosa di Parma, ma soprattutto l'autore di un grande romanzo intitolato Il Rosso e il Nero. Il Rosso e il Nero. Per cui le donne ci vanno matte quando vedono Il Rosso e il Nero, capito? Ci vanno matte le donne, ci vanno matte! E mi dicono tutti che bello, così mi dicono, sì, come si fa a Milano, sapete che tanto tempo fa a Milano, per gli orfanelli, mi pare all'inizio del Novecento, li portarono fuori per la prima volta e li portarono a vedere le luminarie per Santa Lucia, e questi orfanelli piccolini, e che erano stati sempre in un orfanatrofio, che non l'avevano viste mai le luminarie, non fecero altro che esclamare in continuazione: obei, e per cui oggi a Milano gli orfanelli si chiamano obei, e così le donne che sono venute con me hanno sempre esclamato: che bello, ma anche quando andavo nei casini mi venivano tutte attorno. Le donnine mi venivano tutte attorno, perché si meravigliavano tanto che io ce l'avessi tutto nero e con la cappella, col glande rosso. Ecco Roberta come stanno le rose, hai capito, cara Roberta, che presto ci vediamo, vabbè cari amici, poi vi lascio dei link nel riassunto di questo video, capito? E un pene in erezione è di mediamente 13,9 centimetri. Io ce l'ho così, ma non lo so cosa vuol dire così, non lo so, manco mi interessa, perché le donne non si sono mai lamentate, allora è inutile che io stia a stabilire cosa vuol dire così. Vabbè, poi circa Hitler non lo so chi gliel'ha mai misurato, io so soltanto che Hitler ci ha avuto tante belle difetti, belle difettine, ed erano pure delle sue nipotine, pensate voi, pensate che gusti che ci aveva Adolf Hitler. Va bene, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.